Ben ritrovati amici di Casa Saluzzo, entriamo nel vivo dell'arte. Può un uovo sodo essere una forma d'arte? E se questo è firmato dall'impronta del pollice di Piero Manzoni, distribuito e poi gustato dal pubblico sul luogo espositivo, questo significa divorare l'arte? Si può dare un'etichetta, una griffa e considerare d'autore qualcosa che il corpo deve espellere per purificarsi? La risposta è sì, senza ombra di dubbio. L'artista sperimentale e provocatorio lombardo, nato nel 1933, sapeva osare e far riflettere. Piero Manzoni ha vissuto appena 29 anni, ma intensamente, sempre alla scoperta di nuovi concetti d'arte, per spaziare verso la mercificazione di un prodotto sgradevole non solo all'olfatto, ma a tutti i cinque sensi. Con lui la ribalta un processo artistico dove è l'idea che vince sull'arte. In questo caso, arte non è studio di cromie, di luci e ombre, di attente scalpellate nel marmo più pregevole. Non è un affresco sublime, né uno scatto fotografico insolito, ma è rottura, diventa anarchica, rivoluzionaria, controcorrente. Nel nome della provocazione si scuotono le menti o si intorbidiscono ancora di più? Cosa si preconizza per il futuro dell'arte? Un'altra lattina? Una scatola? Un'installazione? Un ponteggio? Un gesto dissacrante? Tutto ha un costo, il fiato d'artista, una base magica, le linee, i corpi d'aria. Domani chissà, alla prossima, un abbraccio dalla vostra Rossella.